Fino ad oggi la peronospora non ha manifestato la sua presenza nei vitigni, ma nel 2023 ha lasciato una lunga scia di danni di cui oggi i viticoltori chiedono conto a governo e regione. 45 sindaci della provincia di Chieti e alcuni della provincia di Pescara hanno stilato un documento inviato al ministro dell'Agricoltura Lollobrigida, al presidente della regione Marsilio, al sottosegretario all'agricoltura Teramo e all'assessore regionale all'agricoltura Imprudente, in cui chiedono l'attivazione immediata degli strumenti programmati a sostegno delle aziende vitivinicole danneggiate dalla peronospora e lo stanziamento di ulteriori risorse perché quelle previste sono assolutamente insufficienti. Le aziende danneggiate sono 15.000 per un totale di 200 milioni di euro, la regione ha stanziato 5 milioni, il governo Meloni 7 da ripartire tra 11 regioni. I sindaci sono fortemente preoccupati per la tutela sociale delle loro comunità. A Tollo, dice il sindaco Angelo Radica, promotore dell'iniziativa, su 1.400 famiglie oltre 800 campano di viticoltura. Oggi 45 sindaci. Parliamoci chiaro, un'economia per una qualsiasi attività di soldi agricola, in cui il settore vitivinicolo è preponderante, far venir meno determinate risorse significa togliere ossessi. Quindi l'importanza di agire subito, perché una comunità, come dicevo, è il fulcro di questa battaglia, e ringrazio Angelo per essere stato il